Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con la cronaca e con i furti che continuano. La scorsa notte se ne sono verificati 10, stando le denunce che sono arrivate a carabinieri e polizia tra San Mardenchia, Lavariano e la zona di Zugliano. In un caso è stato derubato anche il maestro Giorgio Celiberti. In un altro caso, nel caso di San Mardenchia, una donna ha raccontato di non essersi allarmata perché pensava stesse rincasando il figlio, invece al risveglio ha trovato l'amara sorpresa. Le sigle sindacali, voltando pagina, intanto restando in qualche modo in tema sicurezza della Polizia di Stato più rappresentative della provincia di Udine, hanno deciso di non prendere parte alla festa della Polizia che si svolgerà lunedì prossimo, 10 aprile. C'è poco da festeggiare per i poliziotti, dicono, di fronte a un governo che riduce drasticamente le risorse, di fronte alla chiusura di uffici territoriali strategici, di fronte allo svilimento delle funzioni di contrasto alla criminalità e a un riordino delle carriere attualmente in discussione, di fronte alle umiliazioni che ogni giorno i poliziotti devono subire, non possono presentarsi in piazza con il sorriso sulle labbra. In questa provincia, dicono ancora, il personale in divisa ha un'età media di 53 anni, gli scarsi trasferimenti di forze giovani attuati lo scorso anno hanno tamponato per meno del 10% le fuoriuscite per i pensionamenti degli ultimi 4 anni. Denunciano anche una cattiva redistribuzione tra il personale rimasto ancora in servizio, i servizi esterni aumentano e la gestione denota una mancanza di attenzione alla reale situazione, anche al contratto di lavoro. Sottolineano ancora come anche al cittadino non vengano corrisposti i servizi doverosi, il rilascio dei passaporti è contingentato, il controllo della polizia stradale sulla viabilità ordinaria è pressoché nullo e anche sotto organico sono i posti di polizia ferroviaria, per non parlare della polizia postale di Udine, fiore all'occhiello per il contrasto dei cyberreati e la pedopornografia scampata per un soffio alla chiusura, ma oberata da incombenze per altre sezioni che sono state chiuse di botto. Appunto, per tutti questi motivi non parteciperanno alla festa della polizia di lunedì. Lunghe file con attesa di un'ora, due o spesso molto più. La situazione che si è verificata questa mattina al confine tra Slovenia e Croazia, meta di molti triestini residenti in Friuli Venezia Giulia, anche soltanto per una giornata, e già si comincia con il bel tempo a scegliere queste mete, code dovute all'entrata in vigore delle nuove norme antiterrorismo che sono state stabilite dal Consiglio europeo e che hanno inasprito i controlli per l'ingresso e l'uscita dall'area Schengen. La politica regionale, progetto FVG, il nuovo soggetto politico di centrodestra, ha scelto la Fiera di Udine per la sua prima convention regionale. Rossano Cattivello. Non siamo contro qualcuno, ma per qualcosa. E poi, non si può ridurre a una cosa sola una pluralità di territori, le cui differenze vanno invece valorizzate. Fino a rispondere pubblicamente alla domanda che molti gli hanno fatto in questi mesi: ma chi te lo fa fare di impegnarti in politica? Con un discorso a 360 gradi, Sergio Bini ha concluso la prima convention di Progetto FVG, la startup politica di centrodestra da lui fondata alcuni mesi fa. Molto eterogenea la platea riunita alla Fiera di Udine, numerosi tra i 2.000 sostenitori che si sono finora iscritti all'associazione, molti rappresentanti dei partiti dell'area e anche diversi curiosi. La formula scelta ha visto la diretta testimonianza di semplici lavoratori, imprenditori e ricercatori, ma anche amministratori locali. Nel trarre le conclusioni di questa prima tappa, Bini ha ribadito come è difficile fare impresa in Italia, ma ha anche sottolineato quante potenzialità ha il Friuli Venezia Giulia da poter ancora esprimere. Dure critiche sono andate alle riforme dell'attuale amministrazione regionale, dalla sanità alle UTI, perché non rispettano la pluralità della realtà regionale e sono state concepite senza una condivisione dal basso, a partire dai sindaci. L'oggetto politico misterioso quindi prende forma. Lo stesso Bini sa bene che quella per le regionali è una maratona. Un risultato però la convention lo ha già raggiunto. Con la presenza di importanti rappresentanti dei partiti di centrodestra, Progetto FVG è ufficialmente accreditato a sedere al tavolo della coalizione. A Pordenone, ora, dove il sindaco Ciriani risponde alla marcia per i diritti con la marcia dei doveri. Sentiamo le sue parole.
Vi invito a partecipare martedì 11 aprile alla Marcia dei Doveri come risposta alla cosiddetta Marcia dei Diritti che ha visto come protagonisti i richiedenti asilo di Pordenone. Questa città ha fatto più del suo dovere nei confronti di masse di disperati. Un accordo col Ministero prevedeva di doverne accoglierne 125, ne abbiamo più del triplo, abbiamo avuto punte di 500, eppure siamo riusciti comunque a gestire. Uno sforzo titanico e anche molto costoso che non può essere ripagato con manifestazioni che non hanno alcun senso. Dobbiamo richiamare al loro dovere chi viene qui in Italia a rispettare le regole, il buon senso e anche il senso civico, rispettare i parchi, le proprietà, il modo di comportarsi, che è fondamentale per una buona integrazione. Dobbiamo richiamare al loro dovere chi ci governa, perché deve usare strumenti più efficaci per gestire un fenomeno tanto complicato che non può essere scaricato sulle spalle dei sindaci. Si possono accogliere quote limitate di persone affinché si possano regolare loro i servizi previsti dal Ministero, e cioè l'assistenza sanitaria, quella scolastica, quella abitativa e quella del mangiare. Se portiamo centinaia di persone, qualcuno aizza addirittura gli immigrati a richiamare altre persone, beh, il sistema salta. Quindi una manifestazione civile ma ferma per ribadire che Pordenone ha già dato, per dire al governo e alla regione che ci devono aiutare e soprattutto per ricordare che non esistono diritti se non ci sono prima i doveri. Torniamo a Udine, a pochi passi dal centro, nottetempo è comparso un enorme cumulo di rifiuti, lo vediamo in queste immagini di Alessandro Di Giusto. Un enorme cumulo di rifiuti scaricato nottetempo senza che nessuno si sia accorto di nulla è la sgradita sorpresa che si sono trovati davanti nella mattinata di venerdì, proprio di fronte all'ingresso principale, i residenti del condominio di Via Codroipo al numero civico 1 a Udine. Vista la mole di immondizia scaricata accanto ai cassonetti per l'indifferenziata negli spazi riservati al parcheggio per disabili, è probabile che qualcuno durante la notte sia riuscito a scaricare un intero furgone senza che nessuno si accorgesse di nulla. Avanzi di cibo, vestiario, materassi, mobili vecchi, insomma, un campionario completo di ordinaria inciviltà, incomprensibile al giorno d'oggi, visti i servizi messi a disposizione di chi vuole smaltire il materiale ormai da buttare. Resta da chiarire se si tratti di rifiuti gettati sulla strada da chi probabilmente voleva ripulire un immobile lasciato sfitto o se si sia trattato di qualcuno che semplicemente non versa i tributi sull'immondizia e non intende rivolgersi a uno dei centri di raccolta comunali. Non resta che sperare che gli agenti della polizia locale effettuino gli accertamenti necessari per risalire ai colpevoli e che il comune provveda rapidamente a ripulire l'area distante pochi passi da Piazzale Osoppo, che ora ricorda immagini di altri tempi e Di altre notte avranno città. anche fatto casino, perché sì. Annullata la Tosca al Giovanni da Udine, era in programma per il 23 giugno. Alla base della decisione il costo del cachet, che ha superato in maniera esorbitante quanto inizialmente preventivato, così ha detto Paolo Vidali, presidente della Fondazione Teatro Nuovo. Impossibile quindi accettare le nuove condizioni economiche poste dal Verdi di Trieste, da un preventivo iniziale di 90.000 euro a 134.280 euro. Un intervento anche da parte dell'assessore alla cultura del comune di Udine, Federico Pirone. Bene ha fatto il consiglio di amministrazione del Teatro Nuovo ad annullare la rappresentazione. Ovviamente dispiacere e rammarico per il pubblico udinese. Riteniamo però che ci sia un problema di carattere politico. Se non verrà risolto, dal prossimo anno saremo costretti a rinunciare alla lirica. Si apre comunque una soluzione. Pordenone è una vicenda da seguire. E intanto si è trasformato in un palcoscenico il Castello di Udine. Oggi per Friuli in Musica, un evento giunto alla conclusione del primo triennio organizzato da Fondazione Friuli con il CIDIM. È un evento straordinario che chiude un periodo di lavoro di 3 anni, perché questo è l'arco temporale che oggi presentiamo, gli interventi fatti in 3 anni con i nostri migliori musicisti che hanno onorato la musica, il Friuli, in tutto il mondo, con l'aiuto e il supporto di realtà importanti come il CIDIM, che è l'organizzazione nazionale, e questo è un fatto fondamentale, e il supporto dei Fogolars che sono in giro, sparsi in giro un po' in tutto il mondo, dell'Ete Friuli nel mondo. Ma sarà possibile continuare questo progetto per i prossimi 3 anni con un nuovo presidente? Beh, io penso di sì proprio. Questa è stata un'esperienza che noi abbiamo avviato dopo periodi abbastanza complessi, ecco, di organizzazione per mettere assieme queste realtà.
anche con il Ministero, il MIBACT, il Ministero della Cultura e altre realtà consolari, diplomatiche in giro per il mondo, è stato un po' complicato l'avvio, ma una volta aperta la strada io credo che si debba continuare su questa strada che è importante. È una dimostrazione che anche se siamo in Friuli, quindi proprio in un angolo dell'Italia, si può arrivare in tutto il mondo. Beh, siamo in un angolo, però a me piace ricordare sempre che, a parte quello che il Nievo diceva, il piccolo compendio dell'universo che rallegra l'anima, qui siamo luogo d'incontro di tre culture, di tre stirpi, quella germanica, quella slovena, quella latina, e quindi siamo in un punto nevralgico di snodo di culture, di storie, di tradizioni, di religioni che trovano qui in Friuli uno snodo importante, quindi direi che dovremmo noi uscire un po' da questo angolo per far capire qual è la ricchezza che sta all'interno della nostra storia e della nostra cultura. Inaugurato oggi il nuovo sito archeologico Domus e Palazzo Episcopale realizzato dalla Fondazione Aquileia per la Presidente della Regione Deborah Serracchiani, si sta portando a compimento un impegno che ci siamo assunti con la città, con il sindaco, con l'amministrazione comunale e soprattutto con i cittadini. È un'area importantissima da rendere visibile e fruibile e da rendere raggiungibile, queste le sue parole. È stata presentata invece a Gorizia la mostra dedicata alla Grande Guerra, intitolata dall'Isonzo al Piave, al centro il 1917. Non solo, diciamo, Gorizia, ma anche cose diverse. Sì, non solo Gorizia, infatti il titolo stesso dice dall'Isonzo al Piave, quindi per Gorizia significa la fine di un tormento, di tre anni di guerra veramente intensi, è l'inizio, diciamo, di un dopo guerra altamente tragico. Che cosa si troverà? Fotografie, documenti? Beh sì, grazie ai collezionisti della Associazione Isonzo abbiamo sia la parte bellica con numerosi materiali, come quasi tutta la serie delle maschere antigas utilizzate durante il conflitto, ma anche abbiamo una, diciamo, una particolarità grazie a un collezionista della zona di Pordenone che ha donato alla nostra associazione, guardate, il telaio di una Fiat 70 appartenuta al generale Rocca, che fu catturato durante la ritirata di Caporetto e viene esposta per la prima volta proprio in castello. Diciamo, l'episodio interessante è il concerto che Arturo Toscanini, grande maestro d'orchestra, dirisse il 26 agosto 1917 sulle pendici del Monte Santo appena conquistato. Abbiamo una sezione con delle foto inedite. Gorizia ha puntato molto sul centenario della Grande Guerra, i risultati si sono visti recentemente, anche Turismo FVG ha dato atto che è la città che ha avuto il maggior incremento di visitatori, quindi una grande mostra, una mostra che è stata fatta con i nostri mezzi, in quanto non abbiamo avuto alcun aiuto dalla Regione, che ha preferito seguire dei criteri ordinari nella scelta delle opere da finanziare, mentre a mio avviso avrebbe dovuto privilegiare proprio il territorio, quello che ha subito la Grande Guerra e che oggi è giusto che ricordi. Comunque siamo riusciti a farlo con i nostri mezzi e abbiamo ottenuto, penso, dei buoni risultati. Invitiamo tutti a visitare questa mostra. Si è potuto commemorare un nome in più oggi a Ronchi di Terzo d'Aquileia tra i partigiani caduti nel 1945, ci spiega perché in questo servizio Ivan Bianchi. Ronchi di Terzo d'Aquileia ha ricordato ancora i partigiani fucilati nel 1945. Con la cerimonia di sabato 8 aprile si è voluto rendere omaggio a coloro che vennero prima torturati nelle famigerate carceri di Palmanova e poi barbaramente fucilati in località Ronchi del comune della Bassa Friulana. Si tratta di Fulvio Innocente Renato Cipriotti, di Ronchi dei Legionari, Ego Maran Giuseppe Amato ed Archildo Taverna di San Giorgio di Nogaro, Ottone Bonetti di Fiumicello, Giovanni Gastone Bonito di Trieste, Corrado Beanda San Canzian di Isonzo e Umberto Medeossi di Terzo d'Aquileia. Ma da oggi, grazie agli studi portati avanti dalla sezione di Terzo d'Aquileia dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, si è potuto commemorare un nome in più. Quello di Aldo Novatti, classe 1924 e nativo di Ronchi dei Legionari, che si sapeva essere stato ucciso durante operazioni militari nei pressi di Aquileia, ma non in luogo preciso.
I suoi resti riposano tuttora nell'ossario di Ronchi dei Legionari, che accoglie dal maggio 1984 le spoglie di numerosi combattenti per la libertà. Presenti a fianco dei rappresentanti delle amministrazioni comunali di Fiumicello, Terzo d'Aquileia, San Giorgio di Nogaro e San Canzian di Isonzo, anche numerose sezioni dell'ANPI arrivate dalle province di Gorizia e Udine per ricordare chi diede la vita per la libertà. Quando noi facciamo questo percorso dobbiamo ricordare che c'è gente che ha perso la vita per noi e che ogni passo che noi facciamo verso l'avanti dovrebbe ricordare e riprendere i valori che loro ci hanno lasciato. Tornano da Milano con nuove idee, contatti importanti per il loro futuro professionale, gli studenti friulani in visita al Salone del Mobile, un tour nel settore organizzato dal cluster Arredo e Sistema Casa del Friuli Venezia Giulia con il contributo di Federlegno e la partecipazione del presidente Roberto Snaidero, che consentirà ai ragazzi, oltre 50 quelli presenti in fiera, di concentrarsi con maggiore motivazione sugli indirizzi scelti nelle rispettive scuole, il Malignani di San Giovanni Natisone e l'Isis Carniello di Brugnera. Accompagnarli in questo viaggio è stato motivante per noi addetti ai lavori e importante per loro, commenta il presidente del cluster Arredo Franco Di Fonso, un'occasione di crescita culturale per gli studenti che saranno impiegati nelle nostre aziende, perché studenti bravi, curiosi e intraprendenti fanno belle, grandi e buone le aziende. E ora un anticipo della nostra pagina sportiva, che sarà approfondita con Game On, la conferenza stampa di Del Neri e il commento alle previsioni di mister Massimo Giacomini, con le parole di Giampaolo Pozzo, che oggi è stato premiato a Gradisca alla presentazione a teatro del Torneo delle Nazioni. Per lui un premio e queste parole sul futuro della panchina. Sentiamo. Un altro premio per un Pozzo, contento? Beh sì, sono contento perché è un premio genuino, è voluto, diciamo, dai. Sono dilettanti, no? Questi, quindi vuol dire che insomma viene spontaneo e sono contento perché fa parte del mio modo di vivere il calcio, insomma per passione, non per professione o per carriera, e quindi è un premio che viene così spontaneamente e lo prendo volentieri. In un momento bello anche per l'Udinese. Sì, adesso dobbiamo lavorare, siamo a metà del guado, diciamo le prospettive sono buone, spero che insomma si finisca bene il campionato. Un punto fisso però per il prossimo futuro potrebbe esserci Del Neri, no? Beh, io ritengo di sì, perché insomma sta facendo bene, bravo, e quindi penso alla continuità. Quindi questa è una sorta di ufficializzazione del mister? Io ritengo di sì, insomma dopo siamo una famiglia, ecco, però non vedo nessun motivo, bisogna parlare con lui, ma io credo che sia insomma una cosa volontà da parte sua, naturale, che, appunto, non penserei neppure di stare a parlare di queste cose, ecco. Qui, grazie per aver seguito il nostro telegiornale che torna domani alle 19. Buona serata.